A proposito di competenze del calcio, noi siamo veramente felici e lieti di avere questa sera Sport in condotta su Young Radio un mister da definire il mister, mentre entra in studio anche Nicolas Passoni, ovvero con piacere diamo il benvenuto, bentornato mister Cesare Albè, buonasera! Buonasera a tutti voi. Buonasera, ciao mister, noi ci diamo del tuo, ci siamo già sentiti prima della... Certo, ma ci mancherebbe, prima siamo della giovani, diretta. No? Mi fate un favore perché mi fate sentire meno vecchio, quindi ringrazio. Allora mister, insomma, come sta andando questa post stagione, comunque trionfale, perché la già la ricordiamo, la quarta stagione consecutiva in Serie C, per la seconda stagione di fila ha centrato i playoff, insomma, bisogna dire una stagione assolutamente positiva. Ma a me pare proprio di sì, insomma, siamo arrivati in questa categoria e tra i professionisti comunque 4 anni fa, con tutte le paure del mondo, e poi per merito della società naturalmente, ma soprattutto dei ragazzi sul campo, ci siamo salvati nelle prime due stagioni evitando i play-out, e in più l'anno scorso in modo particolare, la stagione scorsa, due stagioni fa insomma, la penultima stagione, è stata una stagione straordinaria, arrivando al quinto posto, centrando i play-off e andando anche un pochino avanti. Quella di quest'anno è stata meno trionfale, ma insomma un po' prevedibile, però siamo riusciti comunque ad arrivare ai play-off e quindi, a mio modo di vedere, comunque un'altra stagione positiva, sempre per merito loro, di questi ragazzi qua. Ma mister, ma lo studio è pronto? Ciao, sì. Sono Nick, e ora senti l'applauso di Sport in condotta per il grande mister. Ce l'abbiamo anche messo in 2.0. Io lo faccio con le mie manine, mister. Non fatemi troppi. Ma guarda il mister, per cui io ho avuto da questo calcio qua talmente tanta roba che non ho meritato per niente, insomma, no? E quindi, ma come no? Veramente, io su sto calcio che m'ha preso, ma è stata una droga per me da quando ho cominciato con le elementari. Ho avuto delle soddisfazioni, è una crescita, è un aiuto a crescere straordinaria, per quello che spero, e comunque nelle vittorie e nelle sconfitte, anzi forse ho imparato molto di più nelle sconfitte, e spero che questo calcio qua sia trattato bene, sia portato avanti da tutte le persone che possono portarlo avanti, che possono fare qualcosa per questo, perché è troppo 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 importante per tutti i ragazzi, per tutti noi, ma per i ragazzini, è straordinario, insomma, la forza di questo calcio qua, che è un bellissimo gioco che porta a creare ponti, che porta a creare amicizie, che porta tanta cosa, insomma, tanta roba, insomma, è tanta roba. E io le ho ricevute tutte queste cose qua, per cui davvero, senza meritarle. Verissimo, ne parlavamo anche settimana scorsa di questo. Per uomo, sono stati momenti proprio importanti nella mia vita, che al di là della famiglia, naturalmente, certo, che è straordinaria di sicuro, che ti fa crescere, al di là della moglie che mi ha fatto giocare, e i figli e così via, ma poi tutto il resto, da tutti i ragazzi che ho avuto, ho avuto molto di più di quanto io abbia dato. Questo ci tengo proprio a dirlo, perché è quello che penso davvero. E anzi, mi scuso con tutti i ragazzi ai quali in questi 30... ho cominciato 30 anni, ne ho 68, in questi 38 anni con i quali magari non sono riuscito a trovare la chiave giusta per poter dare qualcosa in più anch'io, e mi scuso soprattutto con loro. Guardi, mister, la chiave, mister, la chiave! Il suo messaggio è passato veramente forte e chiaro, al punto che abbiamo anche un messaggio WhatsApp che le leggo. Dice: un caro saluto al Ferguson d'Italia, grazie per aver insegnato il calcio, stile, educazione a tutti i giovani, viva il mister, da Andrea da Bellusco. Quindi il suo messaggio sta passando veramente forte e chiaro, e lo ringrazio e lo abbraccio fortissimo. Ma adesso, mister, siccome ti paragonano... Non voglio farvi perdere gli ascoltatori, io sono sempre... Ma no, mister, la sua genuinità, non fatemi avere per questa...
anche no, questo no. senso di colpa, perché noi la vogliamo qua tutte le settimane, mister, a parlare di calcio, quindi deve parlare con i giovani, non tanto con me. Esatto, Albè in studio con inversione opinionista, vista la professionalità e l'esperienza, mister. Però siccome tutti la paragonano, compresi noi, ai vari Wenger, Ferguson, d'ora in poi l'intervista continua in inglese, va bene? Mi trovo in difficoltà perché io ho fatto potrei parlare un pochino più in francese che non in inglese, però qualcosina, ma non per... no, ma mi vergogno, se vedo i nostri tecnici che sono bravissimi, ma che quando vanno in Inghilterra, insomma, forse è meglio impararlo meglio, insomma, questo inglese qua, perché altrimenti... Ma a proposito di inglese, mi spunta una curiosità, ragazzi, non sono preparatissimo, ma mister Albè... Dammi del tu, perché io, se no mi fai sentire troppo vecchio, va bene, ti ringrazio. Mister... Allora, la curiosità è questa, ma in questi 23 anni hai allenato qualche calciatore straniero? Io a memoria non ricordo. Gullit, se non sbaglio. Mitico, è vero! Adesso che me lo dici. Specifichiamo però, mister, il Gullit è un altro. È nato in Italia, parla l'italiano e il bergamasco addirittura. Ritratto. Figurati, no. Sì, no, ma c'è Sec quest'anno da noi. Ecco, ma parlano tutti italiano. Io non ho... Meno male che poi ho finito, perché poi adesso se arriva... dovessero arrivare anche gli stranieri anche da noi, io mi dovrei rimettere a studiare, insomma, ecco. Ci pensa Raul, mister, questo successore. Raul se la cava, è bravissimo. Finalmente la Giana avrà un allenatore molto bravo, capace anche di capire e di rispondere in inglese, quindi giovane, adatto, perché ogni cosa ha il suo tempo, e questo è il tempo di Raul Bertarelli. Tra l'altro, la curiosità, Nicolas e Giorgio, che io Raul Bertarelli l'ho conosciuto al lavoro, perché io lavoravo a scuola a concorrenza e lui era insegnante di educazione fisica, quindi ho avuto modo di apprezzarlo anche da un altro punto di vista. Sono sicuro che la Giana, mister, confermami, soprattutto dal punto di vista umano, avrà un allenatore top. Io ho spinto tanto col presidente per questa soluzione qua, perché l'ho voluto qua io, Bertarelli, 4 anni fa, perché sapete benissimo anche voi che andare a fare i professionisti occorre poi delle altre figure, occorre il vice allenatore con un certo patentino, occorre il preparatore con un certo patentino. Lui al primo momento doveva venire da noi a fare il preparatore atletico, poi invece siamo riusciti a confermare il nostro preparatore atletico e lui ha fatto il vice allenatore avendo anche il patentino da UEFA B. Lo conoscevo, l'ho fatto venire lì, e però in questi 4 anni ho avuto modo di apprezzarlo tantissimo, e quindi l'ho spinto così tanto col presidente, che pensa che non abbia esperienza, invece è la persona veramente straordinaria a 360 gradi. Sono ancora 360 i gradi, vero? Quando andavo a scuola io ero in 360, non so. Ecco, sì, sono rimasti 360. Calcisticamente è valido, parlando atleticamente, è valido a parlare con i ragazzi, entra nella testa, quindi è bravissimo da qualsiasi punto di vista, ed è anche una gran brava persona. Beh, mister, una conferma l'hai già avuta da Roberto, che... Angela, qual è quel film là che nasce vecchio? La leggenda di Benjamin Button. Poi io l'ho paragonato un po' questo. È nato vecchio, che insomma. Fenomeno, no, Bertarelli pure è bello alto, tra un po' si rimpicciolisce. Va bene. Mister, ma... davvero, io hai ragione, ti do ragione, io sono stracontento, sono convinto che la Giana abbia fatto la scelta perfetta, e mi auguro che lui, pur considerando tanto la Giana che è, non si fermi poi alla Giana, che abbia veramente tutta la possibilità di far carriera. Io ne sono convinto che ha tutte queste qualità per farlo. Glielo auguriamo solitamente. Mister, ma come sarà il tuo nuovo ruolo di vicepresidente? Spiegaci. Ma io non ho capito bene. Sto facendo quello che ho sempre fatto da 38 anni, perché ho girato solo 3 società, ho sempre fatto un po' da allenatore, da direttore sportivo, da direttore tecnico, 38 anni di 38 anni di panchina e 38 anni di estate a cercare di convincere i giocatori a tutti i livelli, partendo dalla terza categoria, cercare di farli venire nella squadra, convincerli, e quindi vado avanti a fare questo lavoro qua e non so altro. Speriamo che non lo so, che mi... a me piacerà di sicuro fare questo lavoro qua, ed è adatto, forse anche sono già troppo vecchio anche per far quello, sto dicendo delle cazzate, è adatto, no mister, che non fa l'allenatore,
naturalmente con Raul Bertarelli ho un rapporto straordinario, ottimo da tutti i punti di vista, ci sentiamo sempre e andrò avanti a far questo, naturalmente con che ripeto, più adatto alla mia età rispetto al fatto di andare a fare l'allenatore. Del resto io ho sempre pensato che anche chi ci governa, chi è al governo, non devono essere i settantenni, gli ottantenni, ma i quarantenni, cinquantenni, non. E quindi mi vergognavo, mi facevo schifo a me stesso anche. No, mister. Uno l'abbiamo avuto, Eric. Allora, io chiederei al nostro DJ Sparo di tenere poi in serbo una canzone che credo che vada benissimo per il nostro ospite. Che sarà illuminato con lo sguardo. Fiumi di parole dei Jalis, secondo me, sarebbe abbinatissimo. Ti dico io, le fiumi di parole. Però, mister, dovete pensare che io ho sempre fatto l'allenatore un po' quel modo lì, contando molto lo spogliatoio, no? parlando e facendo parlare, insomma, molto nello spogliatoio. Noi siamo arrivati anche ad avere questa categoria, a voi sembrerà strano, ma negli anni non avendo un campo d'allenamento, e quindi allenandosi un po' in strada e facendo parlando molto nello spogliatoio, quindi non solo di calcio, naturalmente, perché poi è molto importante parlare di tutto e non solo di calcio, secondo me, no? Perché poi il calcio, insomma, anche a livello tattico e così via, non è poi così una cosa. Se riesco a farlo io, se sono riuscito a farlo comunque io, lo posso far tutti, insomma, no? A livello tattico non è che si possa sempre stare lì a ripetere chissà che cosa, insomma, no? Quindi forse anche questo, stufo anche un po', perché poi sono stato sempre abituato ad avere questo rapporto qua con i ragazzi dello spogliatoio. Ma l'umiltà di Albert, la cosa più bella sono i rapporti che ho ancora con loro, con le squadre anche avute tantissimi anni fa, con ragazzi che hanno i figli che vengono ancora a vedere, con i quali ci sentiamo ancora, e creare ponti e creare rapporti, okay? Forse, ripeto, forse l'ho già anche detto, ma Gesù Cristo non mi ha dato la possibilità di andare a fare il professore, di andare a insegnare. Non ho potuto andare a fare il prete, forse ho usato il calcio per... ho avuto la vocazione per fare il prete, per cui hanno dovuto subire me tutti. Quindi l'ingrediente per lo spogliatoio è la predica, ci sta dicendo? Un po' sì. No. Il presidente da 23 anni mi dice che io sono un chierichetto, un prete mancato, ma c'è un fenomeno. Mister, allora, innanzitutto c'è arrivato un messaggio a Massimo da Gorgonzolo. Ho parlato più volte con il mister dopo tante partite della Giana, sempre gentile e disponibile, grazie di tutto. Questi sono i tifosi della Giana che ci scrivono. Io ho un'ultima curiosità, ti chiedo: cosa ti mancherà di più e cosa non ti mancherà di più del mestiere di allenatore? No, ma l'ho fatto talmente per tanti anni che credo che non mi manca lo spogliatoio, mi mancherà di sicuro lo spogliatoio, ecco, così l'ho appena accennato anche prima, mi mancherà di sicuro lo spogliatoio. Però io a Gesù Cristo devo ringraziare tutta la vita, ho 68 anni, se l'ho fatto fino adesso, mamma mia, ma è tanta roba, veramente, no? Quindi non devo lamentarmi di niente. Mi mancherà il rapporto diretto con i ragazzi continuamente, che adesso l'avrà l'allenatore con il suo staff che sta costruendo. Sarei sempre lì sul campo. Invece cosa non ti mancherà? Quello che non mi mancherà, i viaggi. Ecco, che quest'anno ne avete avuto tosti anche in Sardegna. Albert, alla Giana guidava anche il pulmino, mi dicono, in svariati viaggi, un mister tutto... No, Fillino, Fillino. No, nel senso che... No, direi di no. All'oratorio, quando si è cominciato, si segna il campo, si lavano gli spogliatoi, si fa di tutto, di più, questo sì. Naturalmente, mister, scherzavamo, ma soprattutto ci hai tirato prima un assist e allora noi te ne giriamo quattro di assist. Mister, adesso resta in attesa e ascolta bene perché abbiamo delle sorprese per te in audio. Prego il nostro regista. Non piangere perché no, casa Albert, preparate i fazzoli, i fazzoletti a go-go. Ascolta bene, mister. Prego Stefano, il primo contributo audio per mister Albert, vai. Buongiorno mister, sono Chino. Chino, finalmente è arrivato il momento che tanto aspettava. Grande, Chino, grande, che non so quanti anni è che diceva che voleva mollare, che non ce la faceva più. Finalmente il presidente ha deciso di ascoltarla e di darle un posto d'onore al posto che andare in panchina, visto tutti questi anni che sono passati.
E niente, le voglio fare un grande in bocca al lupo e dirle che non dimenticherò mai tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme, a partire dal campionato di promozione alla scalata fino ad arrivare ai professionisti. E sono orgoglioso di aver conosciuto una persona come lei che mi ha fatto crescere a livello umano prima che calcistico. Un abbraccio grande da Chino, in bocca al lupo mister, a presto. Mister, ne arriva un altro, attenzione. Grande capitano. Grande secondo capitano. Contributo, prego Stefano. Ciao mister, sono Pale. Ho appreso da tempo la notizia sul tuo nuovo incarico, sul tuo nuovo ruolo. Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Ero consapevole che il presidente Bamonte non si sarebbe voluto privare della tua figura. Io come sempre faccio il tifo da lontano, vi seguo. Vi ringrazio e vi ringrazierò sempre per la possibilità che mi avete dato ormai 2 anni fa. Forza Giana e avanti tutta. Un abbraccione. E ancora ne abbiamo, mister sempre con noi. Questa è Paleari from Cittadella con love, with love. Vai, terzo contributo Stefano. Salve mister, sono Teo. Ancora una volta lei è stato l'unico a riuscire a strappare qualcosa al presidente. Questa volta il suo esonero. Ripartiamo nello stesso anno, entrambi in una nuova avventura. Forse è stato proprio il destino a volerlo. E ora mi tornano in mente tutti i momenti impagabili vissuti insieme, che porteremo dentro per sempre. A livello sportivo sono ormai sulla bocca di tutti, mentre a livello umano sono nei nostri cuori e lì rimarranno per sempre e li conserverò gelosamente. Un abbraccio caloroso, mister. Alla grande, quindi qua veramente grande parola. Brividi ultimo, mister. Ultimo contributo per il mister Albert. Mi fan piangere. Emozionati mister, goditeli. Vai Stefano. Io per parlare di mister Albert mi servirebbe più di una giornata. Solerio. Però riassumendo in 30 secondi posso solo che ringraziare questa persona, questo diciamo... secondo papà per come ci ha sempre trattato. Devo ringraziarlo perché se, diciamo, personalmente si è fidato di me vedendomi in un allenamento, portandomi lì alla Giana e facendomi vivere un sogno come a tutti i miei compagni. E se l'anno scorso sono riuscito a raggiungere comunque anche il traguardo della Serie B, devo ovviamente ringraziarlo perché mi ha fatto realizzare una parte di un sogno. E davvero non mi servirebbe una giornata per parlare del mister. È una persona fantastica, è una persona che ha sempre la parola giusta per tutti. E dispiace comunque sapere che non sarà più l'allenatore della Giana, ma dall'altra parte, se è quello che voleva, sono contento per lui e sono contento ancora di più che sarà sempre comunque dentro l'ambiente del calcio e sempre lì alla Giana. Le mando un grosso abbraccio mister e grazie ancora di tutto, spero di vederla presto. Solerio, un abbraccione e un bacione. Ebbene, quindi Solerio, Paleari, Biraghi e Marotta. Tra l'altro i due Biraghi e Marotta hanno composto mister Albel, centrocampo storico della mamma Giana. Mamma mia, io guarda, li devo ringraziare a vita questi ragazzi qua come giocatori straordinari e come ragazzi straordinari. Ma davvero, mi fanno emozionare, mi fanno piangere, non merito tutto quello che mi hanno detto e li ringrazierò a vita davvero. Straordinari. Tu sei straordinario, mister, un grande uomo, un grande allenatore e un grande amico, direi, di Sporting Condotta. Si raccoglie quello che si semina, mister, se arrivano messaggi così da tifosi, da ex giocatori, insomma, soddisfazione deve essere... Davvero, questi non voglio dimenticare nessuno perché sono passati tanti anni e ce ne sono tanti, ma questi qua veramente hanno dato... Insomma, quando si sta assieme 7-8 anni, 9 anni e così via, si passano dei momenti... Come nella vita di tutti i giorni, dei momenti si vince e si perde tutti i giorni, no? Ma abbiamo costruito qualcosa, è davvero, io ho avuto più da loro che per quanto io abbia dato loro, insomma, di questo ne sono straconvinto. E questo calcio qua al quale dobbiamo voler bene tutti, perché devono nascere tante di queste storie qua, tanti rapporti tra persone, tanti ponti da creare, ok, al di là del vincere o del perdere e del giocare un po' qualche volta meglio, qualche volta peggio, insomma, no? Ma è necessario per i maschi soprattutto, adesso cominciano a giocare anche le ragazze, ma per i maschi soprattutto, insomma, no? E quindi speriamo che chi è a capo di questa
di questo carrozzone qua ne tenga conto e faccia di tutto, perché non ci sono solo le squadre di Serie C, di Serie B, Serie A, ma tutto il resto, che è tanta tanta roba, insomma, no? Questo io lo penso, e speriamo che anche gli allenatori, che siano, sono sicuro che sono tutti più bravi di me, ma che pensino un po' a essere anche un po' educatori. E qua torno a essere quello che dice il presidente, un po' un prete mancato, d'altronde la vocazione non ce l'ho avuta, e quindi vabbè. Mister, facciamo un piccolo gioco, sì. Noi ci siamo sbilanciati prima, visto sì. Che iniziano i mondiali a breve, sì. Chi vince i mondiali è un capocannoniere, facciamo una scommessa. No. Boh, mi trovi anche un po' impreparato, mi spiace che non ci sia l'Italia tanto come a tutti, credo come a tutti, perché poi insomma sarebbe anche questa tanta roba, insomma. Chi vince i mondiali? No, la Germania arriva sempre in fondo, anche se sembra che abbia sempre problemi e magari non gioca un gran calcio. Non capisco come faccia l'Argentina con tutti quei giocatori lì a non arrivarci in fondo, perché c'è qualcosa che non quadra, perché sono tutti giocatori straordinari, tutti gli argentini che vengono in Italia addirittura restano esclusi, gente come Icardi, che sono straordinari. Il Brasile, speriamo che riprenda la strada giusta, perché è sempre tanta roba anche quello. Io penso che siano queste le squadre, con qualche sorpresa sicuramente, non so se la Croazia, il Belgio possa essere qualche sorpresa, sono queste, io non lo so, faccio un po' il tifo non tanto per la Germania, ma per Argentina e Brasile, insomma. Io sono più quindi calcio sudamericano, calcio la fa da padrona. Mister, siamo arrivati ai saluti, noi però speriamo di poterti avere un giorno, avere l'onore di averti qua nei nostri studi a Usmate Velate, sarebbe davvero un piacere parlare di calcio con te e con i nostri ascoltatori. Sai dove sono adesso? Io sono qua da mia figlia a Lesmo, quindi sono qua. Vabbè, quindi mister, infatti, proprio qua dietro. Allora dai, ti aspettiamo una sera, ti vogliamo con noi. Quando volete, se volete perdere audience, se volete perdere ascoltatori. Non credo proprio, anzi, mister. Non credo. Basta che porti anche la figlia, mister, dai! Ragazzi, un abbraccio enorme per questa bella sorpresa. Figurati, mister. Un abbraccio a te. Complimenti ancora, mister. Arrivederci, buona ciao, mister, grazie. Ciao, ciao.